Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un'insalata estiva che ho avuto modo di assaggiare in un ristorante siciliano e mi sembrava una buonissima idea da riproporre anche qua in Cucina con Agnese. Prepareremo l'insalata pantesca. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 5 patate medie, di media grandezza, che ho già lessato in acqua bollente per una trentina di minuti, una cipolla di Tropea, ci servirà una manciata di capperi, una ventina di olive nere e due nocciolate, una quindicina di pomodorini ciliegino tagliati a pezzettini piccoli, a metà o in quattro parti se troppo grandi, ci servirà dell'origano, del basilico fresco, olio, sale e dell'aceto di vino rosso. Gli ingredienti sono pochi, ma il risultato sarà speciale, vi assicuro. Mettiamoci subito a prepararla. Come prima cosa dobbiamo mettere a macerare per una decina di minuti la nostra cipolla di Tropea con dell'aceto di vino rosso. Coprite bene e mettete pure da parte. Occupiamoci poi invece delle patate che, come vi dicevo, ho lessato e dobbiamo andarle a pulire naturalmente. Armatevi un po' di pazienza e poi le taglieremo a pezzettini. Eccoci qui, abbiamo sbucciato le nostre patate. Adesso il gioco è veramente semplicissimo. Le tagliamo a pezzi abbastanza grossi, 2 cm, 2,5 cm circa, altrimenti quando le gireremo poi si disferanno. Mettetele pure in una ciotola . Se potete fatele intiepidire un pochettino, almeno una ventina di minuti, non pelatele calde, altrimenti si disferranno del tutto. Queste sono tiepide, che si riescono a tenere bene in mano. Siamo pronte a comporre la nostra insalata. Come prima cosa andiamo ad aggiungere un pizzico di sale dentro all'olio e sbattiamo con una forchetta, così che andiamo a scioglierlo bene. Poi, a poco tutti gli ingredienti, i pomodori, i capperi, il basilico che ho tagliato a pezzettini, le olive, una manciata di origano. Siate belli generosi, e la nostra cipolla di Tropea scolata bene dal suo aceto. Come ultimo ingrediente aggiungiamo l'olio . L'ultima cosa che ci resta da fare è mescolare bene, coprire con pellicola trasparente e lasciar riposare in frigorifero 2-3 ore, così che tutti gli ingredienti si insaporiscono bene. Date una generosa mescolata. Copriamola con carta trasparente e lasciamola riposare in frigorifero e dopo ce la gusteremo. Eccoci qui, l'abbiamo lasciata riposare 3 orette in frigorifero, siamo pronti per gustarcela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.